Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Get Ready With Me. Questo qui sarà un mi preparo con voi diverso dal solito, perché mi preparo non per andare da qualche parte nello specifico, ma semplicemente per rendermi più presentabile. Infatti in questi due giorni non sono stata proprio benissimo e ancora adesso non sono totalmente in forma e avevo assolutamente bisogno di vedermi un attimino più presentabile, motivo per cui ho fatto questo video. Poi vabbè, nel corso del video vi spiego tutto e basta, direi che posso concludere qui e lasciarvi direttamente alle prossime clip. Bene ragazzi, questa è la situazione, come vedete abbastanza critica, cioè non riesco a guardarmi in telecamera perché veramente non riesco a vedermi in questo stato, infatti non vedo l'ora di sistemarmi un minimo, ma appunto ieri non sono stata per nulla bene, quindi diciamo che il lato estetico era l'ultima delle mie priorità. Adesso comunque vi racconto meglio. Io intanto mi sono fatta un fantastico tè caldo, anche perché è una delle poche cose che riesco a mangiare, e inizierei direi dai capelli, che sono forse la cosa messa peggio perché sono assolutamente da lavare, ma siccome non ho né tempo né forze per farlo, ho deciso semplicemente che li legherò. Quindi vado a munirmi di cera. Tra l'altro settimana scorsa ho comprato questa qua, l'ho comprata al DM se non sbaglio, e ragazzi vi giuro che è fenomenale, ancora meglio dell'altra che vi ho fatto vedere negli scorsi video. Già quella mi era piaciuta un sacco, infatti ve l'avevo consigliata anche nei preferiti, ma questa è ancora meglio. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, penso sui 6-7 euro, una roba del genere, però ce n'è un bel po' all'interno e i capelli vi giuro che rimangono lì fissi senza muoversi di un centimetro. E ciò che andrò a fare sarà semplicemente una coda, che non so se lascerò coda o si trasformerà in chignon o in una treccia, adesso poi vediamo. E non l'ho precisato, ma chiaramente sarà una coda alta, anche perché a me sta molto molto meglio quell'alta rispetto che a quella bassa. Quindi vado a prendere un po' di prodotto, lo scaldo con le punte delle dita e semplicemente vado a spiaccicarmelo sui capelli, soprattutto qui all'attaccatura, che è sempre la zona un po' più difficile da fissare. E poi con un pettinino inizio a tirare i capelli all'indietro e quando sono più o meno soddisfatta inizio a legare i capelli e a fare la mia coda alta. Chiaramente mi aiuto anche con un pettine in modo da tirarli il più possibile. E voilà ragazzi, questo è il risultato. Alla fine ho deciso di lasciare la coda semplicemente perché non so come mai, ma a me sta molto meglio la coda rispetto a quando faccio il bun. L'altra alternativa sarebbe stata fare la treccia, però ultimamente sto facendo solo la treccia e non lascio mai la coda, quindi ho già detto vabbè dai, lascio la coda, anche perché avevo la piega mossa, quindi i capelli non sono dritti ma sono un po' ondulati e l'effetto mi piace molto. E adesso, prima di passare al make up, passerei un attimino alla skin care, perché ho bisogno assolutamente di farmi una maschera e oggi ho deciso di fare questa qui di Mulac, che si chiama SOS Mask Purifying Mask, maschera purificante, che mi hanno gentilmente omaggiato, ma credo anche di avervela messa in qualche prefe del mese. Questa ragazzi è una maschera che faccio non super spesso, perché per me che ho la pelle secca non è super adatta, però una volta ogni 2 settimane me la concedo, più che altro quando sento la pelle particolarmente piena di impurità. La applico, la tengo su circa 5-10 minuti, non troppo, poi la risciacquo e sono praticamente come nuova. Ok, ho finito di applicarla, non so se faccio più paura adesso, facevo più paura prima. Vabbè, metto il timer e metto 7 minuti, una bella via di mezzo e attivo. E intanto che la maschera agisce vi racconto come sono andati questi 2-3 giorni e cosa è successo. Praticamente domenica mattina sono partita per Milano e sono andata a trovare alcuni miei amichetti. Abbiamo pranzato lì, abbiamo mangiato una pasta da Mi Scusi, se non erro si chiama, super buona. E poi nel pomeriggio ci siamo spostati a Como, città in cui io non ero mai mai stata e di cui tutti mi avevano parlato super bene. Purtroppo però non siamo riusciti a vederla troppo, anzi non sono riuscita a vederla troppo, in quanto oltre a esserci abbastanza freschino, ragazzi, c'era un vento allucinante, cioè vi giuro non si riusciva a camminare da quanto vento c'era. E in tutto questo io ero a maniche corte, quindi
cioè ero lì veramente stile polaretto che stavo congelando. Poi pomeriggio tardi ci siamo fermati a fare un aperitivo e siamo tornati a Lecco. Siamo stati lì tutti insieme, siamo andati al sushi e poi vabbè, io sono andata con il mio ragazzo. Abbiamo dormito insieme, la mattina dopo ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e tutto. E nel pomeriggio siamo ritornati a Milano perché avevo un evento. Infatti Elisa ha presentato la sua nuova borsa in collaborazione con Motivi e quindi dalle 5 e mezza circa fino alle 9 e mezza siamo stati lì. I ragazzi poi non so che cosa è successo post evento, sarà stato il freddo, sarà stato qualcosa che ho mangiato, I don't know, ma ho passato praticamente la notte con nausea, crampi allo stomaco e chi più ne ha più ne metta. Infatti ieri veramente ero a pezzi. Fortunatamente la nausea pian piano è passata, sono rimasti i crampi allo stomaco. Oggi sicuramente va molto 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 meglio rispetto a ieri, però comunque ancora non riesco a mangiare, motivo per cui sto bevendo un sacco di tè perché è l'unica cosa che riesco a mettere in pancia senza stare male. E boh, cioè questo in realtà è il tutto, non ho minimamente idea di cosa sia stato. Più che altro perché io, come vi ho sempre detto, soprattutto nell'ultimo periodo ho uno stomaco molto sensibile, mi capita super spesso di stare male quando mangio, purtroppo, perché è una cosa super super brutta che sto cercando di, diciamo, risolvere facendo varie visite, ma ancora non siamo arrivati, diciamo, alla radice del problema, non abbiamo ancora capito che cos'è che mi fa stare così tanto male. Però a volte mi capita, così forse non mi capitava da tanto 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 tempo, soprattutto il fattore nausea, perché i crampi sono un attimino un po' più frequenti, magari non con questa intensità, però mi capita di avere crampi allo stomaco. Però appunto questa volta mi ha presa in maniera particolarmente aggressiva, quindi non è stato troppo bello. Però adesso sto sicuramente meglio. Bene, intanto è anche suonato il timer, quindi vado a sciacquarmi e ritorno da voi. E voilà ragazzi, questo è il risultato della maschera. Penso che già in fotocamera si vede che la pelle è notevolmente meglio rispetto a prima. Soprattutto al tatto è super super liscia, l'unica cosa è che la sento un po' che tira, perché appunto essendo una maschera purificante e per nulla idratante, se avete la pelle secca questo effetto è inevitabile, ma adesso andiamo a rimediare, quindi applico il mio siero preferito del periodo, che è questo qui di Yepoda, che vi ho già fatto vedere sicuramente. Quindi nulla, vi stavo dicendo che sicuramente rispetto a ieri la situazione è migliorata, anche se non è ancora risolta del tutto. Però sono già contenta di essere qui e di star parlando con voi. Ieri non sarei stata in grado di fare tutto questo. Unica cosa ragazzi, che spero non ci siano ricadute, perché io stasera parto, infatti alle 9:30 ho l'aereo per andare giù in Sicilia. Vado giù in Sicilia per la cresima di mia cugina e per me è un evento speciale perché io le farò da madrina. E non so, mi fa super super strano questa cosa. Prima volta per me, quindi devo dire che sono un po' emozionata. Non vedo l'ora più che altro di rivedere tutti i miei parenti, tutti i miei cugini. Per chi non lo sapesse, per chi magari non mi segue da tanto tempo, i miei genitori sono entrambi della Sicilia, quindi io ho praticamente il 95% dei parenti che vivono giù in Sicilia. E io non vado super super spesso giù, circa più o meno facendo la media una volta all'anno, che è poco. Adesso l'ultima volta che sono scesa era aprile e tra l'altro questa sarà anche la prima volta che andrò in Sicilia da quando è venuta a mancare mia nonna. Quindi sarà ancora più strano perché lei non ci sarà per la prima volta. E nulla, quindi sicuramente sarà un bel colpo, però insomma sono contenta di vedere tutti gli altri e basta. Quindi spero per domani almeno, che è il giorno clou, perché è il giorno della cresima, di riprendermi, non al 100% ma almeno al 95%, anche perché so che ci sarà un sacco da mangiare, quindi io sicuramente mi tratterrò e non esagererò, anche perché direi che non è il caso dato che sono stata male, però cerco almeno di stuzzicare qualcosina. E niente, quindi dai, speriamo che vada tutto al meglio. Bene ragazzi, con questo argomento chiudo anche la parentesi skincare, perché io ho finito di applicare anche l'ultimo step, che era la crema idratante. Come vedete la pelle è molto molto più luminosa, idratata, compatta, vi giuro che mi sento letteralmente un'altra persona. Io sono estremamente convinta che la skincare, una buona skincare, sia meglio del make up. Infatti
anche i giorni in cui magari vado a lavoro struccata, ciò che non manca è una bella crema idratante, un bel siero idratante, cioè qualcosa che proprio vada a rivitalizzare il viso. Appunto, anche adesso che sono struccata mi vedo comunque meglio rispetto a prima, che veramente mi sembrava di vedere uno zombie. Siccome noi le cose dobbiamo farle fatte bene, passiamo anche al make up, che vi annuncio già essere un make up super leggero, perché tra poi il trucco che terrò anche stasera quando dovrò prendere l'aereo, quindi voglio qualcosa di molto molto comodo e molto semplice. Ma voglio appunto truccarmi più che altro perché ho alcune novità da provare. Infatti l'altro giorno mi sono arrivati due pacchettini di Mulac. La settimana scorsa mi è arrivata una scatola piena di prodotti Shiglam che ho messo dentro questa borsa di Subdued, ma sono veramente tantissimi. Chiaramente non riuscirò a provare tutti i prodotti, anche perché, cioè, è veramente tantissima roba, però cercherò di fare un mix tra Shiglam e Mulac e provare qualche novità. Di Shiglam volevo assolutamente provare i prodotti per la base. Allora, il malloppo che ho tirato fuori è questo qui, in cui all'interno ci sono due fondotinta e quattro correttori. Adesso capisco più che altro le tonalità. Mentre per quanto riguarda Mulac, in un pacchettino mi sono arrivati più che altro prodotti per le labbra, un bel po' di matite, ma anche queste qui che sono delle tinte labbra lucide, che però non andremo a utilizzare in questo video, perché in questo video di Mulac andremo a provare questi prodottini qui, che mi incuriosiscono un sacco perché sono dei prodotti, diciamo, tutto in uno. Si chiamano Liquid Soul e praticamente sono dei prodotti che possono essere utilizzati sugli occhi, sul viso o sulle labbra. Ci sono tre effetti: quello matte, quello glitter e quello metallic. E chiaramente oggi andrò a concentrarmi su quelli matte più che altro perché ho visto che ci sono dei colori da poter utilizzare sia come blush che come contour, che sono loro quattro, e una volta swatchati i colori risultano così, quindi questi laterali molto freddi, mentre questi due centrali secondo me sono super adatti per contour e blush. Partiamo dal fondotinta, e come fondotinta vado a utilizzare lui, che si chiama Skin Infinite Hydrating Foundation di Shiglam. Io utilizzo la colorazione Sand, che spero non sia troppo scura. Vado ad applicarlo direttamente sul viso. La cosa che vi posso dire è che è molto molto liquido. Allora, il colore va bene, forse è leggermente, proprio leggermente scuretto per il mio incarnato, però niente secondo me che la cipria non possa risolvere. Vi dico, ragazzi, la coprenza non è bassa, secondo me è media, perché comunque è andato a uniformare molto molto bene, e così a primo impatto vi dico non mi sembra per nulla male. Se proprio devo trovare un appunto, è che avendo una coprenza media leggermente si percepisce, soprattutto se mi avvicino molto. Vedo che comunque sul viso ho qualcosa, però nulla di grave, cioè nel senso è un fondotinta che utilizzerei tranquillamente anche tutti i giorni. Magari per come sono abituata io lo utilizzerei più la sera, quando magari voglio una base bella strong, rispetto a che magari quotidianamente per andare a lavoro. Però per adesso devo dire promossissimo, poi bisogna anche vedere nel corso della giornata come si comporta. E teoricamente della stessa linea abbiamo anche il correttore, questo qui si chiama Complexion Boost Concealer, sempre nella colorazione Sand. Come sempre vado a metterlo sul contorno occhi verso la fine, in modo da andare un po' ad allungare lo sguardo, poi anche qua sotto, in modo da illuminare un po' la zona. Allora, ragazzi, first impressions. Partiamo dal colore. Come avete visto, pur avendo lo stesso nome del fondo, era una tonalità più chiara, e per me questa cosa è top. Più che altro perché il correttore lo utilizzo sì per correggere, ma anche per andare a illuminare alcune zone, quindi mi piace che sia più chiaro rispetto al fondo, quindi qui punto in più. Per quanto riguarda invece la formula, è sicuramente più cremoso rispetto al mio solito correttore di Lancome, quindi utilizzando solo quello mi fa sicuramente strano avere un correttore un attimino un po' più cremoso, un po' più presente, però l'effetto non è per nulla male. Sulla coprenza non vi so dire granché, nel senso che già il fondo era andato a coprire molto bene, quindi sicuramente il correttore ha illuminato, però sulla coprenza non mi so tanto rendere conto. Però l'effetto dei due insieme secondo me è stupendo, almeno anche dal vivo mi piace tantissimo. E passerei adesso al prodottino di Mulac. Con questi, ragazzi, vado cauta, più che altro perché ho paura che facciano macchia, quindi ne applico
poco poco alla volta. Ok, a primo acchito devo dire che si è sfumato molto molto bene, quindi adesso faccio anche il resto del viso e vediamo come si comporta. Allora ragazzi, devo dire per nulla male, ero partita con l'idea che si fissasse subito, invece no, sono riuscita a sfumarlo su tutte le zone con molta facilità. Sicuramente come prodotto per il contour non è adatto a tutti gli incarnati, fate conto che io ho un incarnato medio più o meno e diciamo che si vede non si vede, cioè è un po' al limite. È un contour che sicuramente sulla mia tonalità di pelle risulta essere molto naturale, però devo dire che mi piace. Adesso sicuramente andrò a intensificarlo un attimino con del bronzer in polvere, ma prima di fare ciò vado con il blush. Qui ragazzi vado veramente con pochissimo prodotto perché ho paura di fare i danni, quindi applico proprio due puntine e sfumo, ho paura. Allora, alla fine della fiera sono riuscita a sfumarlo e a non far rimanere appunto nessuna macchia, però questo qui a differenza dell'altro colore, come avete visto, si è fissato immediatamente. Infatti per sfumarlo io non ho dovuto picchiettare il prodotto ma proprio strisciarlo, cosa che non mi piace fare perché chiaramente poi si rovina la base. Quindi il colore vi posso dire è bello, alla fine è anche abbastanza naturale, però magari applicato con un'altra modalità. Ok ragazzi, siccome vi ho detto prima, sono andata ad aggiungere un po' di bronzer in polvere, un po' di blush in polvere e ho messo il mascara solito, quello di Fenty, Lella Teak. E adesso vado con l'ultimo step che sono le labbra. Le contorno con questa matita di Sephora, una delle mie preferite perché è super morbida. E poi applico questo gloss stupendo di Fenty Beauty nella colorazione Sweet Mouth. Bellissimo, mi ricorda un sacco il mio di Dior. E voilà ragazzi, questo è il look da malata completato. Sicuramente molto molto meglio rispetto a quando ho iniziato il video, anche se ho fatto un make up super semplice. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se vi va seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.